Bella ragazzi, sono Arcadian Hammer, un saluto a tutti, benvenuti sul mio canale, siamo qua a parlare di Lift, film di Netflix, ma prima vi racconto perché sono qua, in questo parco, sono fuori dal cinema, qua a Bologna, devo aspettare un'oretta, quindi mi sono portato un libro e faccio questa recensione, perché ho visto il film a pranzo e quindi ve ne parlo subito perché penso sia un tema caldo, visto che prima nella classifica Netflix, e quindi... Oggi non potrò vedere Il Cacciatore di Cimino in sala perché ci sono problemi con la mia pass, non posso prenotare questi due spettacoli vicini, quindi si va domani sera. Spiace tanto, però sì. Guarda che Barbarossa, è una roba incredibile. Vabbè. Dicevo, Lift, film di Gary Gray, uno dice chi è? In realtà io voglio molto bene a questo Gary Gray perché ho visto un suo film che nella mia adolescenza è stato un punto fermo. Ovvero Il Negoziatore, ve lo ricordate? Un bel film secondo me tutto sommato, e poi fa questo Lift che non è che sia granché. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi, a supportarmi e se viva ad abbonarvi, ve lo dico sempre, però supportatemi in qualche modo. Tantissimi contenuti, sabato 4 film, ho deciso di 4 film, fra cui gli attesi Holdovers e non tanto The Piper, qual era l'altro? Perfect Days, quindi in caldi, e ora siamo anche sulle piattaforme Netflix, quindi dicevo che questo Lift è un Ocean's Eleven a tutti gli effetti, perché di che parla? Di sta banda di rapinatori con a capo Kevin Hart, e ora vi spiego perché è scritto miracoloso o incredibile nella copertina, non perché il film sia incredibile ma per due fattori a grandi linee. Abbiamo Kevin Hart che è a capo di una banda di ladri di alta classe e di opere d'arte. Cosa succede? Che sono costretti a lavorare per il governo per rapinare un losco tipo che traffica con dei terroristi cattivissimi che vogliono ammazzare le persone. Ok? Due cose mi colpiscono di questo film, e non è il film di per sé, la qualità del film. Uno, incredibile. Kevin Hart che non fa le faccette, è incredibile. È un ruolo, non dico serio, perché non è un ruolo serio, ma dove non fa le faccette, dove non fa le battute. La scelta apposta, ed è quasi bravo, incredibile. Solo questo vale la visione del film. Kevin Hart che non fa le faccette, pazzesco. E l'altro è il cast che è pazzesco, nel senso che non ci sono gli attori più bravi di Hollywood, ma tutti sono molto conosciuti, perché abbiamo Kevin Hart, Jean Reno, Vincent D'Onofrio, Ursula Corbero, quella della Casa di Carta, il protagonista di Avatar, che non mi ricordo il nome, quello là che non sa recitare, anche qua non sa recitare, lo stesso, e un altro paio sono molto conosciuti. Quindi c'è un cast importante, diremo qua. Quindi tu leggi nome e dici, oh, ma che è successo qua? Che è successo? E niente, è una cazzata. È una cazzata sto film, perché possiamo salvare il lato tecnico, che è solo mediocre, però non posso dire che sia interessante, accattivante o tutte queste cose. Assolutamente no, è un film noioso nei punti più importanti di un film corale come questo, di questo sorta di Ocean Eleven, cioè la preparazione del piano e le psicologie dei personaggi, che devono essere tutti ben, non dico stratificati, ma chiari. Cioè, ti devi ricordare tutti i personaggi, essendo un film di gruppo, un film corale. Sul secondo punto, sbagliatissimo, perché il tutto si riduce a una storia d'amore con al centro Kevin Hart. Gli altri personaggi te li dimentichi, sono là proprio così, compaiono e basta. E questo dispiace, perché si poteva fare un film simpatico. Niente, andiamo sulla preparazione del piano, che forse è la parte più interessante. Ecco, quella è la parte più veloce del film, cioè si dice che, ah sì, dobbiamo, che ne so, ci serve un aereo tale che deve essere invisibile ai radar, che ne so, degli aeroporti, ah beh sì, e dopo 2 minuti c'è la scenetta in cui hanno l'aereo. No, non deve essere così, non dovrebbe essere così, perché è noioso. Dovrebbe essere il contrario, cioè dovrebbe essere interessante, divertente, avventuroso, e invece no, quindi falliamo
vista della trama e dei personaggi. Allora, c'è qualcosa da salvare in questo film? Sicuramente c'è una buona atmosfera, nel senso che il film scorre proprio liscissimo, tranquillissimo, senza grossi sbalzi. Gli attori si sono impegnati un minimo, si vede che non è un film dove sono estranei alla trama. In film come questi di solito succede che tu hai un soggetto che non ti interessa, vai là per essere pagato. Qua si sono impegnati, è già una cosa. La regia non è oscena, fa il minimo indispensabile, funziona abbastanza bene per quello che vuoi far vedere. Effetti speciali, effettistica in generale, va bene, funziona, ok. E questo, perché il resto, le musiche, hanno scelto molto bene le location, vabbè, cosa da poco. C'è tutta una parte a Venezia. Una cosa la devo dire, che io l'ho visto in lingua originale, non l'avessi mai fatto, essendo che tutta la prima parte è a Venezia, no, prima parte, i primi 15 minuti, perché dura 1 ora e 45, neanche tantissimo, a Venezia. Allora succede quello che non dovrebbe mai succedere in un film americano, ovvero cercano di parlare in italiano. Però qua all'inizio, siccome c'è questa super poliziotta, no, che poi, vabbè, diciamo centrale nel film, ecco, senza dire altro, io potrei capire se lei parlasse in italiano, essendo lei straniera, con la polizia del luogo. Ma non avrebbe senso comunque, e lo fa malissimo perché si impegna pure, ci prova, cosa che almeno un po' l'effetto House of Gucci, perché l'ha visto in lingua originale, e almeno ci prova, va bene. Ma il fatto è che se lei fosse una straniera che è in Italia e deve collaborare con le forze dell'ordine italiane, parli in inglese, che se non sei capace, non sei capace. C'è il rischio nel film che parli italiano anche quando non dovrebbe parlare, quindi è terrificante questa cosa, terrificante. C'è una prima parte in Italia, dopo si ci sposta, e quindi diciamo che l'alternare delle location è anche carino, anche simpatico, ma il resto è davvero noioso. Il film però scorre, quindi è un filmetto mediocrissimo, senza grossi difetti, senza grossi pregi, me lo sono già dimenticato. L'unica cosa che mi ricordo è Kevin Hart, che non fa le faccette, e la Ursula non è sexy come mi aspettavo, pensavo che facesse tutte le scene provocate, invece no, è inutile, è lì perché si chiama Ursula Corbero e basta. Questo Jean Reno, mi dispiace per lui, ma che brutta fine che hai fatto a fare un villain monodimensionale in tutto, vabbè. Quindi io vi ringrazio per la visione e vi invito a iscrivervi, a supportarmi, e se vi va abbonarvi col tasto qua sotto. Ciao.